Allora, signori, benvenuti. Siamo ufficialmente in diretta. Benvenuti alla puntata di oggi, che è analisi del 2020 e previsioni per il futuro. Prima di presentarvi i nostri ospiti, in realtà oggi l'ospite iniziale sono io, in quanto sono quello che di solito non siete abituati a vedere su questa pagina del gruppo Toscano. Sono Thomas Carbè, per chi non mi conoscesse. Oggi sarò il moderatore in versione, come ha detto il nostro caro Tolli l'altro giorno, un po' presentatore. Oggi scopriremo chi sono gli ospiti, quali sono i temi, e andremo ad approfondire qualcosa che è sulla bocca di tutti: come è andato questo 2020 e dove sta andando a livello immobiliare questo 2021. Allora, vi presento gli ospiti di quest'oggi. Allora, innanzitutto salutiamo Fabrizio Tolli, CEO di Gruppo Toscano SPA. Benvenuto, buonasera Tolli. Buonasera a tutti. Seguono invece tre rappresentanti proprio della rete. Buonasera anche a Giada Calzolari, dal broker di Milano Bocconi. Buonasera, buonasera a tutti. Igor Cavicchi, broker di Roma Fregene. Buonasera, Buonasera a tutti, ciao Thomas. benvenuto. E Bruno Bengasi per broker Centro Catania. Benvenuto anche a te, Bruno. Ciao e buonasera. Buonasera a tutti. Allora, signori, come dicevamo, l'argomento della giornata, in questa live, spieghiamo un po' il format e come si svolgerà. Siamo in diretta per parlare, siamo a fine anno, quindi se state guardando questa diretta live, per l'appunto è il 29 dicembre del 2020, ne veniamo da un anno assolutamente particolare e siamo qui per confrontarci su quello che è stato quest'anno e appunto il futuro che prevediamo per l'anno venturo. Stiamo tutti un po' aspettando questo 2021, c'è grossa attesa, ci dobbiamo un po' tutti un po' togliere forse lo stress dalle spalle di quello che è stato un anno assolutamente particolare, e cercheremo di capire in questa diretta come gli affiliati presenti e l'azienda, come la Gruppo Toscano, ha affrontato appunto quest'anno e quali direzioni stiamo prendendo per l'anno che verrà. Lo faremo attraverso una serie di domande, quindi abbiamo preparato delle piccole interviste che vedremo insieme, ci conosceremo meglio, quindi parleremo, entreremo nello specifico e vi chiediamo anche una cortesia: se avete delle domande, questo è il bello dei social, diciamolo, fatele assolutamente qui sotto, siamo a disposizione per rispondere a quelle che sono eventuali domande. Se ce le mettete online, la nostra splendida regia, che tra l'altro ringraziamo la regia della Gruppo Toscano, ci sono Federica e Nello alle nostre spalle che stanno facendo un lavoro meraviglioso, che hanno organizzato tutto questo insieme proprio all'azienda. Fateci online, le metteremo in sovraimpressione per poi rispondervi. Quindi scrivete chi vorreste che rispondesse alla domanda e poi risponderemo direttamente dal vivo. Siamo live, approfittatene. Allora, signori, se me lo consentite, ditemi di sì cortesemente, per cavalleria, mi rivolgerei a Giada con la prima domanda, visto che c'è una rappresentante delle quote rosa quest'oggi. Giada, cosa, entriamo proprio nel vivo, se ne parla, vieni da una zona, lavori in una zona assolutamente centrale, quindi parliamo di uno dei posti forse che è stato l'emblema di questo anno, e non per cose purtroppo sempre positive. La città, non solo di Milano, ma tutta la Lombardia è stata abbastanza colpita, come sappiamo, zona assolutamente particolare. Chiara, com'è stato quest'anno? Come l'hai vissuto a livello professionale come agente immobiliare? Com'è andata? Raccontaci un po'. Beh, insomma, febbraio è stato un mese bello tosto, direi, no? Che ci ha colto abbastanza di sorpresa. Mi sono trovata professionalmente disorientata, come penso tutti coloro che fanno la mia attività oggi, qualcosa che non aveva un precedente nell'immobiliare, soprattutto. Noi stiamo parlando di lavoro oggi, quindi. E mi sono posta tante domande, soprattutto come lo potrò affrontare, quanto durerà, quali contromisure adottare, insomma, soprattutto la prima settimana è stata molto forte, l'avvento mediatico, eccetera. Però è stato bello trovare un'azienda che ci ha contattato uno a uno, posso dire, dandoci alternative, spiegandoci un pochino come reagire a questa situazione e soprattutto come tante persone guardano l'oroscopo tutte le mattine. Noi mi ritrovavo a vedere l'incoraggiamento professionale, non motivazionale basta, ma di soluzioni, di nuove attività di Andrea Toscano in particolar modo. Mi
mi è venuta in mente questa situazione che accadeva tutti i giorni, insomma. Beh, assolutamente deve essere stato appunto all'inizio complicato e magari un po' anche di paura, no? Questo però a questo punto ci porta ad un punto importante, perché l'affiliato, in questo caso tutte le agenzie, hanno vissuto un momento, uno scossone, ma immagino che anche la responsabilità del brand, in questo caso proprio l'azienda, ci fossero tanti quesiti, tante domande, ma ho visto che siamo entrati subito in fase operativa. Come è stato questo 2020 visto dal dietro le quinte dell'azienda? Beh, allora, che dire, Thomas? Allora, innanzitutto è chiaro che anche per noi c'è stata, noi abbiamo una responsabilità maggiore, quindi insomma, perché abbiamo la responsabilità di tutta quanta la rete, e quindi è inutile negarlo, un momento di sbandamento, insomma, così, di riflessione su quello che stava succedendo, ce l'abbiamo avuto anche noi, durato qualche ora, e abbiamo preso immediatamente le contromisure. Noi abbiamo, diciamo, 38 anni di esperienza, abbiamo superato molte fasi difficili del mercato immobiliare, basti pensare insomma alla crisi degli anni 90, quindi guerra del Golfo, oppure Tangentopoli, oppure la crisi dal 2008 al 2013 e così via. Certo, una situazione del genere era completamente nuova anche per noi, perché rimanere chiusi in casa senza poter uscire indubbiamente non è una situazione che si vive spesso nella vita, ecco, e ci auguriamo di non viverla più. Quindi diciamo che abbiamo cominciato a prendere le contromisure, e devo dire sì, indubbiamente il primo che ha spronato tutti è stato proprio l'amministratore delegato della Toscano S.p.A., Andrea Toscano, che ha spronato tutti a partire immediatamente. E da lì noi abbiamo, diciamo, valorizzato innanzitutto gli strumenti che già avevamo a disposizione e che spesso venivano trascurati dalla nostra rete. Noi abbiamo una piattaforma con strumenti utili per l'acquisizione, abbiamo il nostro CRM, quindi il gestionale di richiesta clienti, oppure avevamo già i virtual tour attivi per gli immobili o i video per gli immobili. Ecco, indubbiamente questa fase ci ha consentito a tutti quanti di accelerare, e se mi consenti, ovviamente pesando sempre le parole, però questo Covid è stata anche, come un po' tutte le crisi che avvengono nel mondo, è stata per noi anche un'opportunità, sempre tra virgolette, di accelerare il passo e di far entrare in maniera preponderante proprio la tecnologia nella nostra attività lavorativa. Noi durante il lockdown, ad esempio, abbiamo creato la nostra agenzia virtuale, che ha permesso quindi ad ogni nostro agente di potersi collegare live con il cliente, poter mostrare lui magari il video, il virtual tour dell'immobile, raccogliere degli incarichi. Abbiamo quindi immediatamente messo a disposizione della rete la modulistica di Tapile con firma digitale, insomma, quindi ovviamente abbiamo preso delle contromisure. Per quanto riguarda la comunicazione interna, abbiamo fatto del nostro canale WhatsApp, che esisteva già prima, un canale che insomma ci ha permesso di poter condividere con tutta quanta la rete, diciamo, quello che avveniva. È stato un momento per dare le indicazioni di cosa bisognava fare, e soprattutto un momento anche di condivisione, cioè i nostri affiliati avevano modo di poter apportare le loro esperienze attraverso delle loro dichiarazioni in questo canale, che aiutassero altri nostri agenti a capire che quella strada che stavamo percorrendo era la strada corretta.
abbiamo messo in campo, ovviamente implementato i meeting online settimanali con il management. Noi diciamo che tutta quanta la rete almeno due volte al mese la incontriamo per fare un po' un'analisi sull'andamento commerciale. Questi sono meeting di indirizzo commerciali, quindi motivazionali e di indirizzo commerciali. E addirittura durante il lockdown questi incontri sono stati addirittura settimanali, quindi eravamo tutti in campo, cioè dagli area manager agli amministratori delegati, quindi sia io per la Gruppo Toscano, Andrea Toscano per la rete diretta, perché ecco, voglio anche precisare che noi siamo l'unico gruppo immobiliare, almeno per chi ci ascolta e non è del Gruppo Toscano, l'unico gruppo ad avere una rete di proprietà in tutte le regioni d'Italia e la rete in franchising. E quindi noi siamo sul campo, avvertiamo subito i cambiamenti e quindi cerchiamo di insomma mettere rimedio immediatamente a situazioni spiacevoli che avvengono, che non dipendono da noi, come questa, ma che avvengono insomma da situazioni naturali. E quindi abbiamo fatto questi incontri settimanali, appunto come dicevo, gli amministratori delegati, gli area manager, addirittura il nostro presidente. Come state, il nostro presidente, Ilario Toscano, incontra tutti i nuovi entrati. Cioè, noi siamo talmente vicini veramente all'affiliato che ecco, noi addirittura ecco, incontra i nuovi entrati per dare dei suggerimenti, dei consigli e per stimolare le nuove risorse a far bene. Insomma, cercare di fargli capire che questo è un settore molto interessante. Durante il lockdown, per esempio, abbiamo dato indicazioni di cambiare la nostra scuola di formazione da scuola di formazione in presenza a webinar online sulla piattaforma, quindi siamo stati immediatamente catapultati in un mondo più tecnologico e quindi siamo andati online anche con la nostra formazione. E poi sempre durante il lockdown abbiamo dato impulso di stravolgere la nostra scuola di formazione e quindi da Toscano Lab è diventata Golden Domus Academy. Il Golden Domus è il nostro premio, quello che vedete qui alle mie spalle è il premio che noi diamo ai migliori risultati dell'azienda ogni anno. Quindi noi facciamo la serata Golden Domus dove invitiamo tutti gli affiliati a partecipare e consegniamo diciamo il premio di fine anno. E quindi abbiamo dato input di stravolgere anche qui la nostra scuola di formazione, cercando di unire alle indicazioni di carattere commerciale anche gli aspetti psicologici, quelli mentali, di come affrontare l'attività al lavoro, non solo cosa dire ma anche come farlo, quindi è una cosa un po' più difficile. Questo è un obiettivo che è già in corso e che nei prossimi anni diciamo verrà man mano completato, insomma. Ecco, quindi questo è quello che abbiamo cercato di fare nel periodo. Poi abbiamo fatto ovviamente comunicazione esterna nei confronti di clienti, dove gli abbiamo comunicato che eravamo operativi, come si potevano mettere in contatto con noi, cosa potevano fare, vedere gli appartamenti in video, in virtual tour e così via. Pensa, Thomas, che noi abbiamo venduto appartamenti senza che il cliente abbia visto fisicamente l'immobile, solo attraverso un tour virtuale. Cioè ha visto l'immobile attraverso il tour virtuale e ha raccolto l'offerta. Questo è avvenuto soprattutto al nord Italia, dove magari la mentalità e l'uso della tecnologia è sicuramente più comune alle persone, insomma, ecco. Vedo Giada che infatti annuiva nel frattempo che stava dicendo questa cosa, è proprio la testimonianza, no? È bello vedere non solo l'entusiasmo ma questo racconto. Spero che anche perché vi do una notizia, ci sono quasi 100 persone che ci stanno guardando in diretta, che ringraziamo tra l'altro per essere
qui oggi siamo a cavallo delle feste, quindi è anche a cavallo dell'orario del pranzo, quindi li ringraziamo nuovamente. Ma vedevo, come dicevo, Toldi, Giada che giustamente annuiva dicendo sì, è avvenuto un qualcosa di estremamente vero. Adesso Toldi, io faccio una piccola provocazione, se me lo consente. Questa ovviamente è bello vedere e sapere quello che è il punto di vista dell'azienda, però approfitto che ci sono qui altri due broker, in questo caso due titolari di impresa e che vivono tutto il giorno a stretto, strettissimo contatto con i clienti e con le situazioni. Approfitto che ci siano Igor prima e Bruno poi, ma stessa domanda per entrambi. Cioè, io ho notato, come giustamente diceva Giada, grandissima comunicazione anche da parte di Andrea Fortunato Toscano, al quale abbiamo fatto i complimenti per essere iperpresente come il resto dell'azienda in un momento, in quello che è stato un momento difficile, no? Serviva finanza, serviva essere presenti e far sentire che nessuno era stato abbandonato o lasciato al proprio destino su una situazione che nessuno di noi aveva mai affrontato prima di marzo. Ma Igor, domanda proprio diretta. Tra tutte queste iniziative, qual è stata la tua impressione? Cosa hai percepito da affiliato e come l'hai vissuta in questo caso di tutte le cose tra l'Academy e il fatto di webinar? Come si è vista da dietro le quinte di chi stava al lavoro in quel momento? Io mi rifaccio a quello che diceva poco fa Fabrizio. Sicuramente il sentirsi assistiti, appoggiati in ogni istante è stato qualcosa di importante, soprattutto in quel momento. Abbiamo riportato, diciamo, nelle nostre case quello che era il lavoro d'ufficio poi alla fine. E io faccio parte di quel gruppo di persone che durante la chiusura, lockdown, siamo riusciti a vendere due case facendo soltanto virtual tour, modulistica digitale e naturalmente contatti soltanto virtuali poi alla fine. Sicuramente i vari webinar, le riunioni virtuali sono state importantissime per chi lavorava con noi, per chi lavora con noi, perché comunque sia era l'unico modo per stare uniti poi alla fine, quindi per avere un punto di sostegno. Diciamo che in un anno particolare c'è stato uno sviluppo importante poi alla fine, perché abbiamo ripreso in mano cose che prima avevamo, ad esempio i virtual tour, ma utilizzavamo poco. Poi naturalmente con il lockdown è diventato il virtual tour, la videochiamata, la modulistica digitale sono diventati fondamentali nel nostro lavoro e oggi fortunatamente riusciamo a mettere in atto quello che abbiamo appreso quest'anno poi alla fine, quindi è stato molto importante sicuramente. Ottimo, grazie mille Igor della testimonianza. Bruno, allora abbiamo nominato, qui si nomina spesso ovviamente il nord, Milano, situazione Catania, cosa ci racconti invece da una zona che viene nominata spesso ma non abbastanza? Catania, sostanzialmente siamo stati tutti travolti dalla situazione. Immagina che io inizialmente pensavo, ho detto vabbè, ci siamo pure sentiti con Toldi il giorno prima della chiusura, per capire un po' magari psicologicamente come eravamo, com'era la situazione, no? Gli ho detto Toldi, guarda, io sono abbastanza tranquillo, so come dici che è una crisi non economica, ma penso proprio che è come se stessimo chiudendo in estate, no? Cioè ci faremo 15 giorni a casa, 20 giorni a casa, torneremo di nuovo per come eravamo prima. Cioè se io chiudo ad agosto, chiudo una settimana, due, tre settimane e poi ritorno. In realtà siamo stati travolti proprio dall'azienda. Cioè dopo meno di due giorni eravamo molto più impegnati di prima, fortunatamente. E questo ci ha aiutato veramente tanto a livello psicologico, perché la situazione l'abbiamo vissuta tutti, è stata una situazione veramente drammatica. Anormale, sostanzialmente siamo stati travolti positivamente, perché c'è stata in ogni caso l'incontro settimanale per poter fare il punto della situazione, delle indicazioni importantissime, perché abbiamo utilizzato quello che avevamo a disposizione, quello che già avevamo lo abbiamo potenziato e in realtà lo stiamo continuando ad utilizzare. Le riunioni le continuiamo a fare tranquillamente, velocemente tramite webinar, i corsi, perché per noi qui in Sicilia è difficile riuscire, cioè io mi ricordo prima per fare dei corsi di persona ci organizzavamo, andavamo a Roma,
ora in un attimo abbiamo l'opportunità di poter incontrare la direzione dal presidente, agli amministratori delegati della società, cosa che potevamo fare pure prima, ma in realtà non lo facevamo, non ce n'era stata la necessità. Utilizzare la camera virtuale con i clienti, noi lo stiamo continuando a fare pure ora, cioè noi avevamo l'opportunità, oggi avremmo l'opportunità di poter gestire determinati appuntamenti. Prima capitava l'appuntamento che ci diceva il cliente: sai, non posso venire, ho difficoltà a parcheggiare, quindi magari la gestione del cliente che noi facciamo mensilmente non riuscivamo a farlo con difficoltà. A me capita spesso oggi di incontrare sistematicamente il cliente in camera virtuale. Tutto questo sono delle indicazioni che ci sono state date e che veramente penso tutti ci riteniamo fortunati di essere stati travolti dall'azienda positivamente, e nello stesso tempo che fortunatamente ho positivamente visto che è stato accettato da tutto il gruppo, cioè da tutto il gruppo Catania. Noi ci siamo divisi abbastanza bene, è stato difficile, ma abbiamo concluso delle compravendite durante il lockdown che avevamo in corso, abbiamo iniziato delle trattative e concluso proprio settimana scorsa una trattativa che era iniziata nel periodo di chiusura con la modulistica editabile. Sicuramente non ci siamo mai fermati, questo qui è il motto del periodo di chiusura. Quindi mai fermi, questa è la testimonianza assolutamente importante, e questo, signori, oggi salutiamo anche gli altri affiliati ovviamente che ci stanno guardando, oltre a chi ci sta seguendo, come rappresentanza, anzi Fabrizio, direi che sono delle testimonianze veramente belle. Allora vado un pochino più, magari se me lo consenti, in una domanda che qualcuno mi ha detto, ma è una domanda un po' politica, ma in realtà non lo è, perché è un tema centrale del quale nell'immobiliare parliamo sempre spessissimo, e quindi andiamo dritti su un tema ovviamente importante e del quale magari invitiamo anche chi ci sta seguendo a mandarci delle domande o dei commenti a riguardo. Togli la domanda, Fabrizio, è questa, cioè si parla spesso nell'immobiliare di franchising sì, franchising no, famosa indipendenza del marchio, voglio stare da solo perché altrimenti poi cose brutte possono accadere se invece entro in un gruppo. Quando in questo caso, ormai gli ultimi 25 minuti abbiamo largamente parlato di questi scenari che sono stati un vantaggio assolutamente per chi faceva parte del gruppo toscano, di affrontare una situazione in maniera, appunto essendo un po', come ci stava ricordando Bruno, invasi di cose buone e sane, come ci ricordava anche prima Giada ed anche Igor. La domanda ad oggi a questo punto è: quanto pesa, secondo l'esperienza che possiamo riportare, essere affiliato, quanto è stato importante in questo lockdown e perché lo è stato, la maggior ragione è esserlo affiliato a Toscana? Ma guarda, allora, io adesso sono l'amministratore delegato del gruppo Toscano, mi occupo dello sviluppo del franchising, quindi è ovvio che dico, insomma, pesa moltissimo, conviene affiliarsi a un gruppo e conviene affiliarsi al gruppo Toscano. Però io non vorrei fare questo spot, io vorrei fare invece una riflessione. Allora, partiamo da un'analisi che fanno studiosi nel campo del franchising, dello sviluppo delle reti in franchising e così via. Esiste sempre una correlazione tra l'andamento positivo del mercato e la crescita degli affiliati in quel settore economico. Quindi se parliamo di mercato immobiliare, la relazione è aumento delle compravendite, aumento anche delle agenzie in franchise. Ecco, questo evidentemente mi fa riflettere su un punto che forse gli agenti immobiliari, soprattutto in Italia, percepiscono il franchising come un costo, un investimento, un qualcosa al limite da approcciare in un momento in cui c'è disponibilità economica. Quindi le cose vanno bene e allora accedo al franchising. Ora, le cose vanno bene, uno che ha un suo marchio va bene, fa il suo fatturato. Certo, entrare in una rete
significa fare un salto in avanti, un balzo in avanti. Quindi se sei ovviamente stimolato a crescere e vuoi fare un salto di qualità, indubbiamente scegliere un gruppo in franchising, non voglio dire toscano o d'altri, un gruppo in franchising che ti dà assistenza, chiaramente per me è un po' come un matrimonio, quindi ecco, va fatta una scelta molto ponderata, con grande attenzione da entrambe le parti, però sicuramente scegliere un gruppo ti dà uno slancio. Però la riflessione invece è questa, cioè proprio in un momento di difficoltà, che invece avere un gruppo al fianco, come appunto hanno testimoniato i nostri tre affiliati, ma io potrei dire possiamo sentire tutti i nostri affiliati. Io spesso, quando parlo con persone che ci chiamano dall'esterno, che vogliono informazioni sul nostro franchising, io dico: guardi, sa che c'è, io quello che le ho detto, io adesso gliel'ho detto, potrebbe sembrare insomma una vendita, sa che c'è, ascolti qualche nostro affiliato, chieda informazioni a loro, senta le loro impressioni e si faccia un'idea, insomma, perché io non è che voglio stare qui a convincere, a fare il venditore. Io faccio l'amministratore delegato, mi occupo anche dello sviluppo del franchising, però insomma, ecco, invito sempre a confrontarsi con gli affiliati. Però dicevo, soprattutto in un momento di difficoltà, invece è utile avere un gruppo al fianco. Ecco, quindi forse il franchising è percepito troppo come un costo, un investimento poco sostenibile. Io, quando poco prima ho parlato con una persona, ad esempio di Perugia, che chiedeva informazioni, e gli ho detto immediatamente, lui mi ha detto: guardi, mi potrebbe interessare, ma quanto costa? Io ho detto: guardi, qui non è un problema di quanto costa, glielo dico subito, ci dobbiamo piacere. Non è un problema di quanto costa, perché lei spende di più di quello che spenderebbe con noi. Molto semplice, molto semplice. Quindi noi dobbiamo trovare la persona giusta, perciò ci dobbiamo piacere. Infatti poi parlando gli ho chiesto quanto investe in pubblicità e così via, insomma gli ho fatto capire che effettivamente con noi spenderebbe meno. Ecco, quindi ecco, dovremmo cominciare a valutare il franchising come una forma di assistenza e di aiuto, soprattutto nei momenti difficili, insomma. E quindi insomma, ecco, questo è quanto, insomma, non mi far fare spot pubblicitari. No, avrete, diciamo una cosa, io oggi vi parlo da Perugia, quindi se poi mi dici chi è, magari lo andiamo a trovare nei prossimi giorni, prendiamo un caffè, vediamo quello che è possibile fare. Ma intanto vi riporto e chiedo anche aiuto alla regia, perché stanno arrivando dei commenti veramente belli, cioè degli affiliati, ma non solo. Cioè abbiamo in questo caso Daniela Angelini che ci dice: confermo le parole di Tolli, i franchising con Toscano è un investimento e non un costo. Abbiamo invece Marco Amadei che poco fa ci diceva: grande Giada. E anche Gabri fa: ma indubbiamente far parte di un grande gruppo ci ha dato non una, ma cinque marce in più, quindi un bel feedback. E anche Palladino Andrea, che dal 2001, anno del mio ingresso in Toscana, posso dire che questa azienda non si è mai fermata. Mi riferisco alla formazione, alle campagne pubblicitarie, alle tecnologie impiegate, ma soprattutto nella vicinanza dimostrata a partire dal singolo affiliato, fino all'ultimo consulente entrato, come da mentalità che ci contraddistingue. E sono tutte, signori, parole meravigliose, sono commenti, stanno piovendo dopo l'intervento dei tre broker e di Fabrizio, dei commenti meravigliosi. Salutiamo anche chi si è unito adesso in diretta, i numeri stanno salendo, stiamo facendo audience, signori, quindi stiamo diventando un po' degli influencer, questa è parte del gioco dei social. Luca Compiani che salutiamo: il franchising non è un costo ma un investimento. Ciao anche a Luca e grazie dello strepitoso commento. Quindi continuano poi i commenti, spero che ci siano spesso iniziative simili, quindi credo si riferiscano alla diretta, e poi tutta una serie di
saluti. Orgogliosa, ci dice Camilla, invece, di essere un franchising in Toscana. L'assistenza e il sostegno continuo all'azienda ha permesso a me e alla mia agenzia di superare serenamente le difficoltà sopravvenute nel periodo del lockdown, con nuove prospettive e metodi di lavoro. Grazie anche a te, Camilla, veramente del feedback. Ma allora, visto che siamo nel mood, come dicono quelli bravi che non sono io, passiamo un po' alle soluzioni. Perché abbiamo parlato di questo 2020, ormai siamo anche tutti un po' forse pieni, un po' carichi, no? Di sentir parlare di come è stato solo questo 2020, siamo già tutti proiettati nel 2021. Allora chiedo a Giada, cosa stiamo facendo, cosa stai facendo in agenzia, come ti stai preparando e quali prospettive ci sono per questo 2021, cosa ti aspetti e cosa stai facendo per raggiungere i tuoi obiettivi? Allora, adesso abbiamo esperienza di quello che ci è accaduto, quindi come nella vita, quando si fa esperienza, si riesce a gestire la questione con un occhio diverso, no? Anche in una mentalità differente. Quindi stiamo più concentrati. Questa è sicuramente la parola chiave, secondo me, del 2021, concentrazione, perché abbiamo imparato che non si deve mai abbassare la guardia. Stare, come si dice a Milano, sul pezzo è la soluzione migliore per superare, per iniziare bene l'anno. Ecco, ottimo, ottimo, grazie Giada. Allora invece Igor, a Fregene, come ci stiamo organizzando? Ma io confermo quello che dice Giada, sicuramente l'essere concentrati, ma anche consapevoli di quello che c'è, di quello che abbiamo vissuto e di quello che poi ci aspetta. Quindi sicuramente ci saranno strumenti nuovi, alcuni li stiamo già sondando. Noi ad esempio a Fregene abbiamo inserito nuove risorse proprio perché crediamo in questo progetto, quindi voglia di crescere, voglia di affrontare a pieno regime il 2021, quindi senza paura e con tanta positività in questo momento. Bene, bene Igor, grazie. Bruno, stessa domanda, commenti da Catania. Come sarà questo 2021 e come ti stai organizzando? Io direi che ci stiamo organizzando con l'apertura di un nuovo ufficio, quindi il terzo su Catania. Buona abitudine, ormai la Toscana cresce nei periodi di crisi, come Tolli è andato a espandere Milano, il secondo ufficio di Catania è partito nel 2010 con ottimi risultati, quindi il socio Paterniti fra i primi 10 è stata terza agenzia a livello nazionale, quindi Catania diciamo che si difende bene. E ora in piena pandemia diciamo che abbiamo iniziato i lavori, abbiamo preferito demolire fare le demolizioni dell'ufficio col 2020 per iniziare a ricostruire nel 2021, quindi abbiamo appaltato proprio l'impresa settimana scorsa con il mio socio Nicolosi, Sebastiano Nicolosi, e l'impegno era quello proprio di iniziare i lavori e fare le demolizioni nel 2020 per iniziare a ricostruire un sicuramente positivo 2021. Quindi questo qui è il nostro obiettivo. Sicuramente continueremo ad utilizzare le nuove tecnologie e quelle che già avevamo, che magari utilizzavamo poco, perché in realtà avevamo veramente tanto, però solo nel caso di necessità e di bisogno uno tira fuori le armi, no? Cioè magari prima avevamo tanta roba, ma ci siamo resi conto nel periodo di marzo-aprile che tutta quella roba che avevamo ci è stata veramente di grande aiuto. Cioè il T-Plat, la nostra piattaforma, nel periodo di marzo-aprile, diciamo che è stata veramente una salvezza. Quindi, e ho risposto, penso, pure alla domanda che hai fatto a Togli. Cioè, conviene aprire un franchising o meno? Io dopo 20 anni siamo al terzo e abbiamo degli altri progetti in futuro, quindi decisamente sì come risposta se conviene stare in franchising oppure no. Lo consiglio a chi magari da solo non è stato travolto positivamente dagli eventi, ma è stato purtroppo travolto negativamente perché magari non ho avuto l'ancora di salvezza. Questo qui è quello che mi sento di dire. Grazie Bruno, stanno arrivando tra l'altro dei bellissimi commenti. Sebi Nicolosi ci dice grazie al gruppo Toscano riusciamo a cavalcare le onde, e dice anche un grande signor Bengasi. Abbiamo adesso un
commenti anche diretti proprio ai singoli titolari. Allora io direi che però a questo punto io chiedo al popolo della rete, in questo caso a chi ci sta seguendo, agli oltre 100 che sono collegati, io direi che vista l'entusiasmo e vista tutta, questo è un piccolo spaccato di quello che il gruppo Toscano ha messo in gioco, io direi che un applauso virtuale ai broker e a Fabrizio qui presente vada fatta, quindi mettete come si fa nei social, qualche like, qualche cuoricino, qualche commento, è il momento giusto per farlo, vediamo una pioggia di commenti e di like per dire che avete gradito questa diretta. Prima però di passare direi che la chiusura Tolli, Fabrizio, in questo caso è tua. Vieni da dire Tolli, ormai c'è di lei, mi sto scordando di darti del tuo, ma devo lavorarci un po'. Allora Fabrizio... Ma perché sono allora... vecchio, ma perché mi vedi vecchio oppure... È, rispetto, è assolutamente il rispetto del ruolo Fabrizio. Allora la domanda è questa, diciamo che oggi siamo a 2 giorni dalla fine di quest'anno, un augurio, guarda, l'augurio che veramente ti senti in chiusura, siamo in questo momento in chiusura, di dare a chi ci sta guardando, chi ha affiliato ma anche a chi no, per il 2021 che andiamo ad affrontare. Guarda, io penso che il 2021 sarà sicuramente migliore del 2020, se non fosse altro perché, come dico spesso, il 2020 è iniziato bene e poi è arrivata una situazione inaspettata così all'improvviso. Oggi noi tutti quanti abbiamo preso consapevolezza, abbiamo cominciato a convivere con questa situazione e chi più chi meno a prendere le contromisure e quindi siamo abituati a questa situazione. Poi adesso il vaccino che insomma è stato già messo in campo, quindi aiuterà sicuramente pian piano ad uscire da questa situazione. Quindi io vedo, diciamo, dal 2021 in poi, come anche le previsioni dei centri studi importanti come Nomisma eccetera fanno, cioè 2021 sostanzialmente appunto prevedono un livello stazionario delle compravendite. Quest'anno ad esempio nel periodo di lockdown si prevedeva addirittura un crollo del 30% del mercato immobiliare e le ultime previsioni di Nomisma vanno tra un 15% e 17%. Soprattutto il mercato più colpito è il mercato del commerciale e dell'industriale, un pochino meno il mercato del residenziale. Insomma, quindi tutto lascia ben sperare che la situazione vada pian piano in via di miglioramento. Noi dal canto nostro continueremo con la tecnologia, con l'utilizzo di nuovi strumenti. Noi abbiamo l'Information Technology Toscano, diciamo, è al nostro interno, da dove vi chiamo, nella palazzina accanto, dove appunto sono collegato, abbiamo dei nostri dipendenti che si occupano di fare software, quindi strumenti per la nostra rete. E quindi proprio adesso nelle prossime settimane uniremo al nostro software della valutazione immobiliare anche un software che ci permette di avere dei report con dati significativi sull'andamento dell'immobile e l'andamento dell'immobile anche ad un determinato prezzo. Implementeremo la nostra piattaforma con un applicativo del censimento. Abbiamo già messo in campo in questi giorni un applicativo che serve per una gestione più accurata lato acquirente, perché indubbiamente l'aspetto legato all'acquirente è un aspetto sempre più importante. Poi continueremo appunto con l'innovazione della nostra scuola di formazione, insomma la Golden Domus Academy. Noi siamo molto fiduciosi. In qualsiasi situazione di mercato si può far bene. L'importante è essere positivi ed è reagire. Quando c'è una guerra c'è chi si arricchisce e chi si impoverisce. Ecco, questo dipende molto dalla forza con cui noi reagiamo,
dalla nostra capacità di reazione e soprattutto di vedere il futuro in maniera positiva. E quindi dobbiamo cercare di cogliere dai momenti di difficoltà, come dicevo prima, le opportunità che possono venire fuori. E questa, ripeto, per moltissime aziende è stata anche un'opportunità per capire come si può operare in maniera diversa. Ma ripeto, non parlo soltanto del settore immobiliare, ma insomma un po' di anche di altri settori e così via. Insomma. Quindi mi sento di poter lanciare una parola di fiducia sul 2021. Insomma. Grazie, grazie mille Fabrizio. Io direi che sarebbe difficile aggiungere qualcos'altro, se non chiedo alla regia di poter chiudere con un commento appena arrivato di Antonello Abbondanza, che vorrei che fosse proprio il leitmotiv di questo 2021, con una bellissima testimonianza che vi leggo. Sono affiliato da poco più di un anno. Se non mi fosse affiliato, avrei chiuso a marzo scorso con il primo lockdown. Nel frattempo a Montesilvano tre agenzie, tra cui Gabetti, hanno chiuso. Buon anno a tutti. E con queste parole, signori, direi che ci salutiamo. Vi auguro un 2021 strepitoso, all'insegna ovviamente dell'immobiliare e, perché no, della Gruppo Toscano. Signori, è stato un piacere essere qui con voi quest'oggi. Ci sentiamo presto e buon immobiliare a tutti. A presto. Saluti. Ciao.